Siamo qui a intervistare le persone per la strada per chiedergli se l'hanno colpita la pubblicità della Benetton. Per esempio, questa della bambina appena nata, che è stata ritirata perché hanno detto che era troppo scandalosa. Cosa ne pensa il cartellone della Benetton della bambina appena nata? Non sempre i cartelloni della Benetton mi piacciono. È una cosa. Buongiorno. Cosa ne pensa della pubblicità? Male. Ha mai comprato un prodotto pubblicizzato? No, mai. Scusi signora, la posso intervistare? Che cosa ne pensa della pubblicità che danno in televisione? Ma ce ne sono tante di pubblicità, bisogna vedere quello che chiedi. Per esempio il detersivo di Xan. Lei ha mai provato a comprare un prodotto pubblicizzato? È quello da lavare, una volta inciso però quello lì. E l'attira la pubblicità? Attira, mi fa comodo, quando mi fa comodo lo prendo. E che cosa ne pensa del cartellone della Benetton che c'è questa bambina appena nata? Poverina, cosa devo pensare? È un segno di vita. Non so spiegarmi io. Era appesa e l'hanno tolta perché alcuni dicevano che era scandalosa. Dove è scandalo, poverina? È mica coperta. Secondo lei è giusto? A me mi sembra di no, non lo so. Una forma un po' scioccante di pubblicità, basta, un po' troppo scioccante. E per lei? Per me non raggiunge... È scandalosa? Scandalosa no, ma non raggiunge lo scopo pubblicitario per me, assolutamente, perché è nel senso che mi fa pensare al bambino ma non al prodotto. E questi l'hanno tolto perché dicevano che era scandalosa. Secondo lei è giusto? Un bambino nato non è scandaloso, assolutamente. Però, anzi, è una realtà vera. Solo che non associa al prodotto in questo caso. Per cui è importante, secondo me, è importante associare brillantemente il prodotto, non con immagini da shock, quelle cose lì non mi sembrano indicate. Per quello che vedo alcuni manifesti della Benetton, è un po' una vergogna, sia quella del bambino, quello della mafia e quello tutte le altre che ha fatto. Non sono dei manifesti fatti bene per il problema che è. Secondo lei è giusta che l'hanno tolta? Ma l'hanno tolta, non dovevano neanche farla. Un personaggio come Benetton non doveva neanche, penso che non aveva bisogno di quella pubblicità per farsi conoscere di più. Grazie. Prego.